spiritualità deriva dall'attenzione che ci mettiamo. L'esercizio in sé è una cosa morta, prende vita attraverso un movimento della nostra attenzione, della nostra coscienza. Quando si lavora con un gruppo, ho notato che si può decidere di cominciare un'improvvisazione dandosi ad esempio dei parametri che possono essere musicali o extra musicali, ad esempio usare delle parole. Ok, adesso suoniamo Albero e vediamo quello che viene fuori. Ognuno dei singoli elementi del gruppo ha una concezione diversa, un'immagine diversa, e però spesso il risultato finale proprio simile a un albero. Un'altra cosa molto importante che spesso diamo per scontata è ascoltare. Spesso pensiamo di ascoltare, ma in realtà non lo stiamo facendo. Ascoltare è un movimento intenzionale.
per cui decido di ascoltare con la mia intenzione, non avviene spontaneamente. Si possono distinguere due tipi di ascolto: un ascolto individuale, in cui appunto mi sento suonare, mi sento parlare, e un ascolto più collettivo, in cui sento me stesso, sento quello che stanno facendo gli altri e soprattutto riesco a sentire l'insieme.